Rappresento la diocesi di Siena e in questo caso appunto anche la Caritas diocesana, e in cui in un primo momento saranno ospitati i nostri amici che arrivano. E ci sarà da capire esattamente quale sarà la loro condizione sanitaria, sicuramente all'inizio ci sarà bisogno di una quarantena, per cui insomma li accogliamo un po' come succede con tutti i migranti che in qualche modo vengono a bussare alla porta della Caritas, e avranno un piano simile a quello che appunto è predisposto dalla Caritas per qualsiasi altra situazione del genere, e quindi non posso dirvi, non so altro, questo dobbiamo conoscerci stasera e vedere come possiamo procedere. Sicuramente è una storia lieto fine, insomma, di quelle di cui se ne sentono purtroppo poche. Assolutamente, io sono grato anche per il risalto che questa sera viene dato. E vorrei sottolineare il fatto che in un porto, in un aeroporto come questo internazionale, ogni giorno avvengono storie di questo genere. Oggi, grazie a Dio, abbiamo l'opportunità anche di testimoniarle, perché ci sia speranza per tutti, sicuramente per la famiglia che oggi accogliamo, però l'accoglienza è il valore irrinunciabile a cui dobbiamo in qualche modo sottostare, e soprattutto capire la buona accoglienza, in cosa si tratti la buona accoglienza, e questa dobbiamo costruirla ancora insieme anche con voi nei prossimi tempi, quando capiremo meglio anche i bisogni reali di questa famiglia e anche di tutte le altre famiglie che hanno storie molto simili purtroppo anche.